Global Champions Tour, siamo con Eleonora Menossi, lei è una amazzone, al primo grado, ha sempre montato, è figlia di allevatori di cavalli importanti, però ha fatto di questa grande passione un'arte. Ce la vuoi raccontare? Certo, allora io ho iniziato a disegnare quando ero una bambina, avevo i cavalli a casa e quindi ho iniziato con loro come soggetti. E man mano questa cosa si è evoluta nel tempo, anche se non ho mai coltivato veramente lo studio del disegno, ho fatto il liceo classico e quindi avevo un po' accantonato questa passione. Poi dopo il liceo sono stata spinta a frequentare un paio di anni di Accademia di Belle Arti, dove lì insomma ho potuto migliorare la tecnica e quindi mi resta questa bella passione che coltivo nel tempo libero, quindi quando non sono a cavallo, in scuderia e non seguo l'allevamento, insomma. Disegni e pitturi cavalli di casa? Sì, anche sì, ho fatto dei ritratti per degli stalloni dell'allevamento e poi cavalli di amici, ragazzi che mi chiedono magari, mi fa sempre piacere disegnare soggetti esistenti che magari conosco, c'è un'empatia diversa nel disegno. Potrebbe diventare una professione? Ci si spera, certamente, sarebbe una bella cosa, anche perché con questa prima esposizione qui al Global, questo evento così importante, sono stata catapultata in un mondo bellissimo e quindi questa esperienza sicuramente da ripetere, da ampliare, da portare avanti, mi piacerebbe tanto, sì. Parliamo di quando sei sopra una sella però, che concorsi fai? Adesso salto le gare primo grado, quindi 30-35, sto iniziando insomma quei giri lì, con una cavalla che mi son cresciuta io, mi è nata a casa, del mio allevamento, l'ho cresciuta come una figlia perché insomma le è anche venuta a mancare la mamma quando era piccola e quindi portarla avanti da quando c'aveva 2 mesi fino adesso che ce n'ha 10 è una soddisfazione grande. Beh, sei allevatrice, parliamo di genealogia a questo punto. Chi è? Di genealogia, è una figlia di Vadigid, quindi un cavallo del mio allevamento, per una linea belga dietro, quindi di Feo, e è il mio piccolo pezzo di cuore. Assolutamente. Un allevamento che continua a esistere? Sì, esatto, continua ad esistere, si sta evolvendo e cerchiamo di produrre insomma dei buoni soggetti per poter partecipare al meglio a queste gare, tantissimi cavalli giovani da portare avanti e fare dei bei risultati. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie a voi.